con il 2020 siamo entrati nella cosiddetta decade delle azioni, cioè 10 anni che ci porteranno al 2030, quando faremo i conti rispetto alla cosiddetta agenda, dove sono raccolti tutti quanti gli SDGs, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono 17, che riguardano la parte ambientale, economica e sociale. Ed è molto importante capire come ci stiamo posizionando rispetto a questa importantissima agenda. Il punto è che per il Mediterraneo purtroppo la situazione non è molto rosea e noi abbiamo come SDSN Med, cioè la rete del Mediterraneo, della più ampia rete guidata da Jeffrey Sachs che si chiama Sustainable Development Solutions Network, studiato come si posizionano i paesi, come si posiziona l'intero bacino rispetto appunto al perseguimento di questi obiettivi. Se fosse un unico paese, il Mediterraneo, sarebbe nella classifica mondiale soltanto al 50° posto. In effetti questo si capisce bene perché la nostra area è quella che soffre maggiormente, dopo l'Artico, delle conseguenze del cambiamento climatico. Basta pensare che noi in questa area la temperatura si alza a una velocità 20% più alta che il resto del mondo. Abbiamo questioni sociali, abbiamo 50 milioni di persone a rischio di povertà, abbiamo circa un quarto delle persone obese, in alcuni paesi un terzo. Abbiamo il 70% dell'acqua che viene usata per l'agricoltura, in alcuni casi 80-90%. Saranno centinaia di milioni di persone quelle che alla fine del secolo rischiano di soffrire delle conseguenze dell'innalzamento delle acque. Quindi abbiamo una situazione abbastanza critica. Dobbiamo mettere insieme le risorse umane, finanziarie, le idee, i laboratori. Dobbiamo avere un grande sforzo fra i paesi della costa nord, della costa sud, fra tutti i governi, per riuscire veramente a mettere insieme quelle che sono soluzioni concrete per far fronte alle esigenze, alle questioni che abbiamo davanti. Noi come SDSN Med appunto cerchiamo di promuovere soluzioni e cerchiamo anche di capire meglio la situazione. Questo è l'obiettivo del rapporto. Quest'anno, oltre che avere questo tipo di fine, abbiamo anche cercato di allargare l'analisi, ipotizzando anche politiche e azioni concrete per far fronte alle maggiori criticità. Il nostro rapporto è diviso sia per bacino nella sua interezza, ma anche l'analisi è fatta per paese e per singolo SDG. Quindi uno strumento che noi forniamo per i nostri policy makers, per i nostri politici, per le nostre imprese e istituzioni per affrontare i temi del Mediterraneo.